Eccoci con Raffaella Esposito Corcione e Ciro Piccolo. Sono sposati, una coppia di sposi autori insieme di un libro che abbiamo pubblicato con Effata Editrice, che è questo, Il manuale del corteggiamento, alla scoperta di se stessi, dell'altro e della felicità, col punto esclamativo. È un libro quindi che tratta una tematica, diciamo, che oggi come oggi sembra insolita. Il corteggiamento è una parola che praticamente non si usa più. Ci sono tanti modi di dire che vengono usati dai giovani oggi per dire quando ci si mette insieme, ma il libro in realtà parla del passo precedente, no? Perché prima di mettersi insieme c'è tutta una marcia di avvicinamento. E il problema che questo libro voleva affrontare è probabilmente proprio fare in modo che questa marcia di avvicinamento sia una marcia e non sia, come dire, uno scontrare, un bruciare le tappe, per evitare di vivere male quello che invece può essere un momento magico nella storia di un uomo o di una donna giovane che stanno crescendo. Bene, la prima domanda che vorrei fare a Raffaella e a Ciro è proprio come vi è nata l'idea di scrivere un manuale del corteggiamento, che tra l'altro avete scritto quando eravate già sposati da non molto, mi pare. Sì, da qualche anno. Iniziamo con le donne. Allora, è partito dal nostro corteggiamento, perché è partito da me, quando ci siamo fidanzati, o meglio, prima del fidanzamento, un corteggiamento presente, ma non invadente. E ha acceso la scintilla, ecco, dell'amore, e ha messo dentro di me Ciro. Cioè, ho cominciato ad accogliere Ciro nel mio cuore intanto che lo corteggiavo. E porlo nel mio cuore ha determinato anche dei passi di avvicinamento. Poi è successo che si è acceso qualcosa anche dentro Ciro. Sì, abbiamo voluto proprio partire da lì, soprattutto guardando l'esperienza che abbiamo fatto, che è stata di un'esperienza di bellezza grande. Ecco, in questa marcia, come hai detto tu, di avvicinamento, Raffaella, io sono stato coinvolto dalle sue attenzioni, dal suo amore, in un modo talmente gentile e bello che dalla mia esperienza di vita, che in quel momento era stata un po' ferita nell'amore, mi sono sentito risanato e soprattutto a un certo punto illuminato, ecco. E l'esperienza che abbiamo fatto è stata così bella che poi, nel contrasto con la vita quotidiana, delle altre esperienze che poi nell'arco dei nostri primi anni di matrimonio abbiamo condiviso con tante coppie, ci ha fatto comprendere, soprattutto guardando i giovani, quanto questo momento può essere decisivo per la felicità e la pienezza di vita di tante coppie. E allora da lì abbiamo detto, ma dobbiamo comunicarlo, dobbiamo fare qualcosa. Mi pare proprio che la vostra intenzione sia quella di intervenire, tra virgolette, se possibile aiutando i giovani a comprendere come si può gestire quel momento magico e misterioso in cui si accende dentro di te l'interesse verso un'altra persona, no? E subito scatta tutta una massa di interrogativi, di preoccupazioni, del non saper come fare a gestire questa attrazione, perché è sempre un po' un buttarsi nel vuoto, no? Quando si sente qualcosa per un altro o per un'altra e non si sa che cosa l'altro sente per te, ammesso che senta qualcosa. E quindi c'è tutta una possibile strategia che è necessario mettere in campo. Voi nella premessa del libro scrivete una cosa che a mio parere è estremamente interessante, che forse ci dà la chiave, dove dite che i giovani sono lasciati soli a gestire questo passaggio. È proprio così ed è ancora così? Allora, questa volta posso iniziare io. Allora, io sento che era importante dire ai giovani, quindi controbattere a una certa mentalità di oggi, che il giovane viene portato a pensare che nell'amore ti puoi fidare di guide false.
va dove ti porta il cuore, segui i tuoi impulsi, basta che vivi emozioni forti. Ecco, queste non sono guide, queste sono guide false. E il pericolo che vive un giovane nel seguire queste guide false, che non sono negative, ma non sono guide, sono segnali di qualcosa di grande, ma non hanno la capacità di condurti verso una meta grande, che però queste richiamano. Allora noi nel libro vogliamo proprio dire questo: guarda che tu stai facendo un'esperienza grandissima di qualcosa che va oltre te ed è più grande di te, può riempire il tuo cuore, però non farti guidare da da ciò che non ha la capacità di condurti. E allora noi nel nostro libro vogliamo raccontare, vogliamo far comprendere come invece questa ascesi, questo percorso, questo esodo, ecco, questo esodo dall'uscita di te verso l'altro ha bisogno di qualcuno che abbia già fatto questa esperienza. Ecco, allora noi diamo alcuni consigli pratici in questo libro dicendo: guarda, affiancati, fatti aiutare, perché non è che c'è in gioco una partita di pallone, ma qui c'è in gioco la tua vita, qui c'è in gioco la tua felicità piena. Ecco, e questo quindi è il motivo per il quale noi diamo ci sono alcuni capitoli dove appunto mettiamo in risalto alcune guide false, chiamiamole così, e poi diamo una proposta diversa, però verso una meta grande che noi spesso si immagina nel camminare, nel salire un monte, e quindi lì c'è la fatica. Per noi invece il matrimonio, che è l'inizio poi di questo grande esodo, è un volo su alte cime. Detto tutto lui. Sì. No, mi pare proprio che il messaggio più forte che lancia il vostro libro sia avvertire, tra virgolette, che l'amore effettivamente è una cosa seria, no? E non è banale mai, non è banale neanche nel primo momento in cui si sente l'attrazione o ci si sente in qualche modo innamorati, non è banale per nulla, anzi è una cosa bella, una cosa grande, una cosa seria. A me ha colpito molto che nel vostro libro, come in fondo accennava Ciro, ci siano anche delle indicazioni molto concrete, no? Io leggo, per esempio: e se arriva un'occasione propizia per dichiararsi, cosa devo fare, no? E se invece il momento giusto non arriva mai? E poi leggo anche: e se mi dice di sì? E se mi dice di no? Insomma, sono cose molto concrete, no? Perché sono quelle della vita di tutti noi che abbiamo vissuto quando abbiamo incontrato qualcuno. E su questo non c'è nessuna educazione, non si passa alle generazioni successive la bellezza di tutto questo, e anche il rifletterci un po', il pregarci un po', il ragionarci un po', pensarci, farsi accompagnare, che scelte faccio nel frattempo, sono scelte che ti portano all'amore verso l'altro, o scelte che invece stai facendo tanto per aspettare. Questo tempo non è vuoto, ma è un tempo prezioso, e l'abbiamo scritto anche nella premessa, è un tempo preziosissimo, carico di attesa, ma un'attesa attiva, no? Esiste già la persona che è stata pensata per te, che è stata scritta sul palmo della tua mano, della mano di Dio per te, e quindi il bello è prepararsi a tutto questo con facendosi accompagnare, ecco. Qualcuno te lo dice? Qualcuno ti sta aiutando in questo passo che è l'attesa dell'amore e poi il corteggiamento? Se nessuno ti sta accompagnando, questo è il libro giusto. Vi volevo chiedere che tipo di rispondenza voi avete raccolto
di questo vostro libro, parlando con le persone che l'hanno letto, magari proprio con i giovani, oppure anche con gli operatori che in mezzo ai giovani lavorano, no, per aiutarli nella crescita? Allora, la risposta che abbiamo avuto è che a questo nostro libro sicuramente occorre in questi tempi di oggi, in modo ancora più pressante, un'educazione all'affettività, alla sessualità, ma anche alla conoscenza di sé più basilare, ecco. E quindi un po' c'è questa fatica, ci raccontano una fatica nei giovani a leggere le proprie emozioni, i propri sentimenti. Ecco, allora quando si riesce con un giovane a fare questo cammino, allora diventa più facile riuscire a far capire al ragazzo che ciò che lui sta ascoltando di sé, il bello che sta vivendo, è chiamato a qualcosa di grande. E quindi c'è un po' una fatica, ma nei giovani che accettano la sfida di mettersi in gioco c'è anche poi un desiderio di qualcosa grande. Ecco, l'esperienza bella di diverse coppie che ci scrivono è il ringraziamento, perché nella, tra virgolette, sacrificio, ma anche io dico saggezza, e mi viene la parola che questo libro mi sembra centrato, discernimento, che richiama anche Papa Francesco, dell'amore, della chiamata all'amore, molte coppie hanno incontrato, ecco, il loro amore. Ma che cosa hanno incontrato? Ecco, hanno incontrato Cristo attraverso l'esperienza dell'amore, ecco. E noi alla fine del libro abbiamo scritto una mail, quindi abbiamo avuto diverse mail, il nostro indirizzo, a cui hanno scritto diversi che l'hanno letto. Noi l'avevamo scritto per il post cresima, perché i ragazzi fossero un po' accompagnati in questo percorso, e poi tanti ci hanno scritto che invece, dopo una prima brutta esperienza, una seconda brutta esperienza, forse anche una terza, hanno deciso che forse era il caso di farsi accompagnare e trovare un percorso adatto nel momento precedente, quindi prepararsi all'incontro col corteggiamento e poi proporsi con quell'eventuale sì, risposta sì, no, la paura, ci provo, in attesa, indecisione. E poi mi sembra che è stata molto brava Silvia, la grafica, perché all'interno ha fatto un po' di disegnini simpatici e interessanti che dicono che dicono bene graficamente di quello che poi abbiamo scritto. Voi siete anche impegnati nell'accompagnamento delle coppie, dei fidanzati, e questo impegno in realtà sta diventando anche una professione per quanto riguarda Raffaella, che si sta preparando a essere counselor e counselor professionista, e di conseguenza in questa attività professionale incontri tante coppie probabilmente ferite o comunque in qualche modo in difficoltà. Sì, incontro giovani feriti, anche sposati, che dopo un po' di anni di matrimonio decidono che forse è meglio lasciare andare, no? E invece riprendere il percorso, tornare un attimo indietro alla storia, a quando si sono innamorati, a quando l'altro è nato nel mio cuore e io ho fatto nascere l'altro nel suo cuore, ecco, ritornare alla storia, ai principi, alla prima parte, forse far ripensare il percorso che inevitabilmente dopo un tot di anni di matrimonio può avere un inciampo, ma si può ricominciare. Il corteggiamento può aiutare, ricominciare a corteggiarsi
Perché non è scontato, anche nel matrimonio, per noi è un continuo corteggiarci, è un continuo trovare quel biglietto, quel fiorellino, è un po' tornare fidanzati nel matrimonio, ma che aiuta per il futuro. Allora noi auguriamo a Raffaele e a Ciro un bel futuro, che possa continuare nella bellezza del loro matrimonio e anche nell'aiutare le coppie, i giovani, insomma, in questa crescita d'amore, proprio perché l'amore non smette mai di crescere e di modificare il suo aspetto e ha bisogno comunque di essere vivificato anche attraverso quei gesti di cui Raffaele adesso ci parlava e che in fondo possiamo accogliere come un invito per tutti. Grazie e auguri per la vostra vita professionale, aspettiamo nuovi progetti. Grazie. Ah, bene, bene.